Come giurista studio qualcosa che è costruito dall'uomo, quindi è un artefatto, il diritto non esiste. Noi non studiamo leggi della fisica, studiamo le leggi che noi stessi creiamo. Allora, io sono Roberto Caso, sono professore associato di diritto privato comparato, ho 51 anni, sono nato a Bari, vivo a Trento dal 1995, anno in cui mi sono trasferito per svolgere il mio dottorato di ricerca qui, perché in realtà sono laureato a Bari e poi mi sono spostato qui per il mio dottorato di ricerca e poi ho proseguito con la mia carriera accademica qui. Io ho svolto un dottorato di ricerca di diritto comparato relativo a problematiche che attengono ai rapporti fra grandi imprese e piccole imprese, diritto dei contratti. Poi il mio percorso di ricerca mi ha spostato, mi ha condotto ad occuparmi del rapporto tra diritto, scienza e tecnologia, che è attualmente il focus del mio lavoro e per questa ragione sono anche co-direttore di un gruppo di ricerca che si chiama LOTEC e che appunto cerca di esplorare il rapporto che esiste tra diritto e tecnologia. Come dice Max Weber in un famoso saggio sulla ricerca, sulla scienza come vocazione, la carriera accademica è del tutto casuale. Quindi io, ed è diciamo nomen omen perché io mi chiamo Roberto Caso, e devo dire che casualmente sono arrivato alla ricerca giuridica perché quando ero ancora studente universitario a Bari incontrai un professore che insegnava diritto comparato e che mi coinvolse nella ricerca giuridica e quindi ho iniziato a scrivere quando ancora non ero laureato e scrivevo note a sentenza, che è un genere letterario tipico dei giuristi. Poi, dopo essermi laureato, ho capito che invece di fare altre professioni giuridiche, tra virgolette, classiche, come il magistrato o il notaio, mi sarebbe piaciuto, o l'avvocato, mi sarebbe piaciuto, diciamo, continuare con la ricerca giuridica. Sono stato incuriosito dalla comparazione giuridica e dalla sua capacità di allargare l'orizzonte del diritto. Tutto ciò che è law and, cioè diritto, è qualcos'altro, è un po' nel codice genetico dei comparatisti. Io, diciamo, lavorando poi con gli altri colleghi qui a Trento, con il professor Giovanni Pascuzzo e altri colleghi che si occupano della materia, ho appunto coltivato la curiosità del rapporto fra diritto e tecnologia. Ultimamente io mi occupo appunto del rapporto che esiste tra scienza e proprietà intellettuale, ultimamente, ormai da diversi anni, e mi occupo in particolare di due facce della medaglia, cioè da una parte il tentativo attraverso la tecnologia e il diritto di chiudere la conoscenza scientifica, e questa è stata la prima parte del mio percorso di ricerca. E poi invece più recentemente mi sono occupato dell'altra faccia della medaglia, cioè dell'apertura della conoscenza. Come si può utilizzare la tecnologia e il diritto per aprire la conoscenza prodotta nei luoghi classici di produzione appunto della conoscenza scientifica, cioè le università, gli enti di ricerca, per metterle a disposizione di tutto il mondo attraverso internet, che è il filone dell'open access e dell'open science. E me ne occupo anche con una qualifica istituzionale perché ho degli incarichi, ho delle deleghe sulla materia dell'accesso aperto e della scienza aperta. E come giurista studio qualcosa che è costruito dall'uomo, quindi è un artefatto, il diritto non esiste, è costruito dall'uomo, quindi è qualcosa di molto diverso da quella che è una ricerca delle scienze naturali. Noi non studiamo leggi della fisica, studiamo le leggi che noi stessi creiamo, che sono appunto degli artefatti umani. Perché la tecnologia è una forma di regolamentazione del comportamento umano come lo è il diritto ed è una forma che
condiziona il comportamento umano in maniera anche molto più penetrante e molto più rapida di quanto possa fare una legge o una sentenza di un giudice o un contratto. Oltre a fare didattica, che dovrebbe essere forse la prima missione di un professore universitario, oltre a fare ricerca, devo occuparmi, e oltre a svolgere incarichi istituzionali, devo occuparmi di procurare delle occasioni a coloro che sono più giovani di me e che però non hanno ancora la fortuna di avere un posto di ruolo, come ce l'ho io, di avere una speranza per il futuro. Fare ricerca nel campo del diritto significa innanzitutto leggere molto, leggere molti libri, molte riviste scientifiche e non solo, essere molto a contatto con tutte le fonti di informazione che riguardano l'evoluzione della società. Significa viaggiare molto, se si ha appunto curiosità e per esempio si coltiva un campo come quello del diritto comparato o della ricerca interdisciplinare, quindi andare molto all'estero, ospitare persone che vengono da altre università, da altri centri di ricerca, perché adesso la ricerca giuridica è sempre più una ricerca transnazionale, comparatistica, internazionale, direi globale. Noi non abbiamo bisogno di acceleratori di particelle, abbiamo bisogno di una buona biblioteca, di un computer e attraverso internet e l'open access si può arrivare praticamente dappertutto. Il punto è sempre quello, diciamo, non esiste una separazione tra ciò che è ricerca e ciò che poi è trasmissione del sapere. Non ci può essere buona didattica senza ricerca, ma io rovescerei anche l'assunto, cioè non ci può essere nemmeno buona ricerca senza didattica, nel senso che molta parte della nostra funzione sociale sta nel riuscire a comunicare al pubblico e innanzitutto quindi ai giovani e agli studenti quello che è il nostro sapere. Perché la funzione dell'università non è solo quella di creare nuovi grandi cervelli, esperti di un determinato campo scientifico, è innanzitutto formare delle persone più libere. Più libere perché più colte. C'è un libro di un giurista americano che si chiama Lawrence Lessig. Il titolo del libro è Free Culture, cultura libera. È un libro che ha la caratteristica di parlare di diritto, ma con la grande capacità di essere appunto anche divulgativi. Il diritto credo che abbia un fascino intrinseco, specialmente quando è declinato attraverso il processo. Il che forse spiega il successo di trasmissioni di questo genere, perché il processo è una rappresentazione drammatica e in qualche modo anche teatrale, quindi drammatica nel vero senso della parola, e quindi è una rappresentazione della vita delle persone in un particolare contesto che è quello di un conflitto. Questo spiega, secondo me, non solo il successo delle trasmissioni, ma anche il successo dei legal drama, in particolare quelli statunitensi, le varie serie televisive che poi sono state capaci di rinnovarsi negli anni. E questo ci spinge a capire che poi invece il pregiudizio che si ha in maniera un po' schizofrenica, se vogliamo, sul diritto. Spesso si dice che il diritto è noioso, no? E perché bisogna leggere tanti codici, tanti lettere. Quindi c'è questa strana divaricazione tra il fascino che esercita e poi quello che si dice, per esempio, da studenti, no? Lo studente di lettere che parla con lo studente di diritto e dice però voi siete, diciamo, noiosi. Io ricordo di essere stato all'inaugurazione dell'anno accademico della McGill Faculty of Law diversi anni fa e l'allora preside fu bravissimo ad accogliere gli studenti, a sfatare il mito che il diritto è noioso, no?
E lui evidenziava esattamente il contrario, cioè il diritto è vita ed è la vita in un momento delicato, quale è appunto quello del conflitto. E questo secondo me lo rende estremamente affascinante, anche sotto un'altra lente di osservazione, cioè il fatto che sia anche una maniera per cercare di arrivare alla verità, a una verità storicamente manifestatesi in quel conflitto, no? Il processo in fondo è la ricerca di una verità, seppure la verità degli uomini, non certo una verità divina. In questo momento storico, soprattutto esplorando il rapporto che esiste fra diritto e tecnologia, credo che sia molto importante, la ricerca nel campo giuridico, perché, temo che siamo di fronte a una società sempre più diseguale, dove le disuguaglianze tra chi è molto ricco e chi è molto povero si sono allargate, dove c'è molta conflittualità e dove non ci sono idee chiare su quello che sarà il futuro. Quindi il diritto, a mio modo di vedere, svolge un ruolo ancora più importante del passato, pur essendo sempre meno frequentato dalle nuove generazioni. La società deve risolvere dei problemi che sono anche problemi giuridici, quindi qualsiasi, problemi qualsiasi problema si debba affrontare nella nostra società contemporanea ha sempre a che fare con il diritto. Mi viene in mente il titolo di un libro, Fare cose con regole. Alla fin fine, diciamo, si realizza qualcosa con le regole e dunque questa è la ragione per cui occorre ricercare, perché le regole possono essere tante, le soluzioni ai problemi possono essere tante. Occorre scegliere le soluzioni migliori, che ovviamente rispondono poi, almeno dal mio punto di vista, delle opzioni politiche. Quindi per me parlare di diritto significa anche parlare di politica del diritto. Credo che una delle grandi sfide sia quella di comprendere come la nostra società evolverà dal punto di vista del ruolo che l'uomo avrà di fronte al ruolo che invece stanno assumendo le macchine. C'è una grande sfida in questo momento scientifica che è il cosiddetto datismo o religione dei dati, la chiama qualcuno, per esempio lo storico israeliano Harari, no? Cioè l'idea per cui sia la biologia che la computer science si riducono sostanzialmente a diciamo, trattamento dei dati. Quindi entrambi i fronti, che sono stati i fronti più caldi dell'evoluzione della scienza degli ultimi decenni, sarebbero contraddistinti appunto dal fatto che tutto si riduca a un dato. E questo è estremamente pericoloso in un mondo in cui i dati vengono gestiti da grandi conglomerati commerciali. Capire se, diciamo, l'uomo, per come l'abbiamo inteso fino adesso, diciamo, avrà lo stesso ruolo che ha avuto fino ad oggi, o se le macchine e la religione dei dati alla fine prenderanno il sopravvento. Credo che invece, proprio perché il diritto in questo momento storico ha un valore, se vogliamo, anche più importante del passato, deve fare lo sforzo di essere anche divulgativo. Esiste, come dire, semplicemente la forza delle idee, no? Per cui mettere in circolo le idee attraverso i giornali, la televisione, i mezzi di comunicazione e soprattutto adesso attraverso internet significa suggerire delle strade al decisore pubblico. Il diritto ha, secondo me, una responsabilità in questo momento fortissima, che è quella di aprirsi agli altri saperi. Per tornare al discorso che i giuristi vengono chiamati anche a incidere sulla società e vengono chiamati innanzitutto dalle istituzioni pubbliche, quindi dallo Stato, dagli organismi sovranazionali, questo nell'ottica della complessità della società contemporanea implica la capacità del giurista di dialogare
con persone che vengono da altri saperi, perché questo tipo di sfide, le sfide della società contemporanea, sono affrontate da gruppi di lavoro che sono interdisciplinari. Quindi innanzitutto saper parlare con gli altri, che significa avere come dire, una solida conoscenza di base e la curiosità di poter almeno comprendere i fondamenti di un sapere diverso. All'interno dell'Accademia, e questo non riguarda invece solo i giuristi, riguarda i professori universitari, diciamo i ricercatori, tutti i protagonisti dell'università, la grande sfida è garantire alle nuove generazioni la possibilità di vivere in una università migliore di quella che noi abbiamo costruito. Coordinare un gruppo di ricerca come il mio, come il nostro, è sempre più difficile, perché i fondi per la ricerca in linea di massima sono calanti. Sicuramente non abbiamo un investimento a paragone degli altri paesi più avanzati in Europa da parte dello Stato, degli enti pubblici, crescente, quindi la nostra ricerca si basa per la maggior parte su fondi pubblici, ma questi fondi pubblici sono o declinanti o comunque stabili nel migliore dei casi, e questo rende difficile costruire gruppi di ricerca, comunità di ricerca. La mia prima preoccupazione è quella di poter dare una speranza a dei ricercatori che si vogliono occupare di diritto e tecnologia nel futuro. Io cito spesso alla fine delle mie conferenze un post di un hacker che è morto suicida a 26 anni, Aaron Swartz, molto famoso negli ambienti che si occupano di tecnologia, in particolare di internet. E Aaron Swartz diceva che la conoscenza non è in realtà, il progresso della conoscenza non si deve a singole persone. Quando si fa un grande progresso, un passo avanti dal punto di vista della conoscenza, vuol dire che è una comunità che ha creato i presupposti per collaborativamente per fare un passo in avanti. Quindi lui dice, si pone il problema dell'eredità che un professore universitario lascia alle nuove generazioni, infatti il post si chiama Legacy, e lui dice l'eredità più importante di un professore non è diventare l'ennesimo bravissimo professore del suo settore scientifico disciplinare, ma è provare a cambiare in meglio l'università, ed è forse questa la sfida più importante che almeno ha la mia generazione: creare un sistema migliore, perché il nostro sistema attualmente soffre di una serie di enormi problemi.